e benvenuti in un nuovo video. Cosa ho qua? Cioè, se mi vedete in queste condizioni è perché mi sono appena svegliata. Oggi comincia l'estate, cioè almeno secondo, diciamo, il calendario, anche se faceva caldo già da prima. I miei capelli fanno abbastanza schifo come tutto il corpo, quindi adesso mi do una sistemata e poi torno da voi. Eccomi, mi sono data una sistemata. Come potete vedere c'è anche Chicco che vuole fare colazione con me. Guardate cosa c'è per colazione: cappuccino e cancellate che ho fatto io stessa. Non fare complimenti, poi non dire che non ti voglio bene. Mi ero sporcata dappertutto. No, comunque sono buonissime. Finito di fare colazione, adesso mi metto a sportabile perché comunque ho intenzione di scrivere un libro, però chiaramente non vi dico che libro e di che cosa parla. Finito il primo capitolo, il portatile si sta aggiornando, come potete vedere. Cio, c'è caldissimo, ragazzi, fa caldissimo, voglio andare al mare. Finito adesso di pranzare, adesso mi riposo un pochettino perché veramente fa caldissimo. E dopo vado a fare i piatti. Ho appena finito di fare i piatti, come potete vedere, ho tolto il portatile perché adesso mi metterò a dipingere, anche perché se giovedì quando c'è lezione vado senza che ho lavorato, poi l'insegnante chi la vuole sentire che non ho fatto un cavolo, visto che sono mancata tantissimo, anche perché ovviamente stavo male, per chi mi segue sul canale sa che mi sono lasciata da poco con il ragazzo. E ovviamente, come si dice a pittura, i problemi che noi abbiamo li dobbiamo lasciare fuori dalla scuola, quindi è chiaro che non interessa a nessuno che mi sono lasciata col ragazzo, ma devo comunque lavorare come tutti gli altri, quindi boh, mi tocca dipingere. Questa invece è una tecnica mista perché ho usato sotto le tempere e sopra la cosa col bianco l'ho fatta, diciamo, con l'acrilico. E poi c'è questo che l'ho fatto con i gessetti. Nel frattempo mi sono tolta la maglia, quella che uso per dipingere, perché altrimenti
Rischio di macchiarmi tutta, anche se poi in realtà è successo perché mi ero macchiata, diciamo, sta parte qua, però diciamo che ci ho messo un po' d'acqua e se n'è andato, ma per fortuna era con le tempere, perché se era l'acrilico mi giocavo la gonna. Ragazzi, voi non potete capire. L'insegnante ci farà andare fino alla fine di giugno, con sto caldo, a stare 2 ore il giovedì. Con la mascherina, non ce la possiamo abbassare. È una tortura. Ragazzi, non vi dico, ma ho dormito per quasi tutto il pomeriggio. Volevo uscire a portare fuori Chicco, però fa un caldo, quindi non ce la faccio proprio uscire oggi, non me ne viene. Nel frattempo preparerò, diciamo, un dolce, ovvero un tiramisù, però usando la crema pasticcera, perché invece che buttarlo, ho detto va bene, mo ci ricavo un dolce, vedo cosa posso farci, perché altrimenti la dovevo buttare. Infatti penso che farò un video a parte proprio su questo, che magari farò uscire proprio domani. Ecco, questo è il mio tiramisù. E intanto, ragazzi, vi piace la mia granita? Non fateci caso, che l'avevo messa nel congelatore per farla rinfrescare e l'ho dimenticata. Dettaglio. Spero che adesso si scongeli, se no non la posso bere. Nel frattempo ho messo a fare con il caffè. E qui un macello. Ma che cos'è che ci stai a fare tu sul tavolo? No, vabbè, ma mi tocca portare la tovaglia in bagno. Buonasera ragazzi, ho appena finito di cenare, ho mangiato il riso con i piselli, ma qua fa ancora caldo comunque. Anche se la sera rinfresca l'aria, però fa caldo. Si suda, io non ce la faccio più. Voglio partire per la Norvegia, veramente.